Non sappiamo evidentemente, né forse sapremo mai, se vi sia una relazione fra la vittoria del gruppo Pessina nella gara d'appalto per il nuovo ospedale di La Spezia e il nuovo ruolo che i costruttori neo-editori hanno assunto nella società editrice della nuova unità. Certo è che se relazione vi fosse, un appalto di 144 milioni di euro potrebbe forse far ben sperare giornalisti e lettori dell'unità sulla forza e sulle risorse di questo gruppo. Io invece non sono così ottimista. Al posto di chi spera ancora nel miracolo della rinascita del giornale fondato da Antonio Gramsci, vorrei dire che i nuovi padroni del giornale, i loro ispiratori, mi sembra che abbiano bisogno di usare il marchio, il brand, si dice oggi, l'unità, ma non abbiano assolutamente bisogno di un giornale libero, indipendente, forte, di sinistra. Ho seguito personalmente e direttamente la precedente crisi dell'unità, quando dopo le disastrose gestioni di quei dirigenti dei DS che usavano il giornale come strumento di promozione di se stessi con libri e cassette, lasciando montagne di debiti, fui costretto, contestato in piazza da alcuni giornalisti e amici di quei direttori, a chiudere il giornale, a ripensarlo e a farlo riaprire. Il quotidiano diretto da Furio Colombo ed Antonio Padellaro, con una società mista di imprenditori interessati a un'impresa editoriale nuova. Quello fu da subito un grande successo. Giornale scomodo, nel momento in cui procedeva a grandi passi la liquidazione del patrimonio della sinistra. Ma un grande successo, non gradito evidentemente da chi doveva accreditare la nuova immagine moderata e ben pensante del Partito Democratico. Così Padellaro fu allontanato e da quell'esperienza nacque, come figlio illegittimo della nuova unità, il successo editoriale del Fatto. E arrivò una direzione amica all'unità della svolta del Partito Democratico e il giornale riprese sempre più rapidamente la sua discesa verso gli inferi. Per un paio d'anni, con Pierluigi Bersani e con Guglielmo Epifani, ho contribuito a prospettare delle soluzioni radicali da parte di alcuni ambienti vicini, simpatizzanti. Soluzioni regolarmente rinviate fino ad essere scartate perfino con disprezzo quando vinse il grande rottamatore. Sono passati 10 mesi dalla chiusura del giornale. Qualche mese fa sembrava che la rinascita del giornale di Antonio Gramsci fosse affidata a un editore di giornali scandalistici, Renziano Doc. Poi, dopo le sue disavventure, è arrivato il turno dei grandi costruttori di ospedali. A chi segue al Partito Democratico, alle vicende dell'Unità, vorrei ricordare l'episodio di quando un noto imprenditore romano della sanità venne a proporre a me di investire nel giornale in cambio di posti letto nelle sue strutture sanitarie. Lo mandai fuori a male parole dal mio ufficio. Qualche tempo dopo divenne senatore di Forza Italia. Io non so se potrà rinascere il giornale, magari con un sussulto da parte di qualche sincero democratico che voglia sostenere questa impresa. Vorrei solo che il marchio dell'unità, il brand, non trovasse un nuovo Walter Lavitola, un signore che comprò, grazie ai suoi amici potenti, il glorioso marchio dell'Avanti e che lo usò per le sue improbabili avventure finanziarie finite molto male. Fate un buon ospedale, signori Pessina, ma lasciate stare il marchio dell'unità. Gramsci non merita quest'altro torto.